Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, siamo tornati nella Tua Tact. Oggi vi mostro un nuovo tool che è in grado di trovare parecchi client. Questo tool si chiama Syfshare. Oggi siamo con questo client. Come vedete qua c'è le Massist, Velocity, Killaura. Qui abbiamo Fulbright ed Extract, che sarebbe il Self-Destruct. Ora faremo il Destruct. Come vedete ha fatto il Self-Destruct, se premo R-Shift non si apre più la GUI. Il tool è questo qui. Qui avremo tutte le sezioni in cui dovremo inserire all'interno i vari processi. Durante un controllo vi consiglio di andare su impostazioni video e di mettere gli FPS a 5 o a 10 come volete, per così velocizzare diciamo il controllo. Qui apriamo Process Hacker e salviamo i vari processi. Il primo è il Java W, salviamo il processo, quindi tasto destro, Properties. Togliamo questa spunta, andiamo su Strings, mettiamo 4, attendiamo un attimo. Ora salviamo il .txt sul desktop in Java W, clicchiamo salva, attendiamo un attimo. Qui chiudiamo anche qui e ora cerchiamo DVM. Sempre tasto destro, Properties, togliamo questa spunta, mettiamo 4, premiamo ok e salviamo anche questo txt. Questa volta mettiamo DVM nel nome del file, clicchiamo salva, qua possiamo chiudere e ora dobbiamo salvare il processo LSASS. Tasto destro, Properties. Togliamo questa spunta, andiamo su Strings, mettiamo 4 e salviamo anche questo txt in LSASS. Clicchiamo salva, qua chiudiamo anche qua e adesso bisognerà salvare il processo MSMPeng. Se come nel mio caso questo processo non c'è, fate finta di niente e passate al prossimo che è il browser. Nel mio caso il browser è Chrome, quindi facciamo tasto destro, Properties, togliamo questa spunta, andiamo su Strings, mettiamo 4 e clicchiamo ok. Salviamo anche questo txt in browser. Se l'utente a cui state facendo il controllo utilizza più di un browser, quindi usa, non lo so, Chrome, Firefox e Opera, vi consiglio di salvarli tutti e poi di scannerizzarli uno alla volta. Ora possiamo chiudere Process Hacker e possiamo andare sul tool e ora mettiamo i vari txt in ogni sezione, ovviamente nella sezione corretta, quindi Java, andremo a mettere il Java W, DVM, LSASS, l'MSPeng nel mio caso non lo metto perché non ce l'ho. E ora mettiamo il browser. Qui inseriamo il codice che ci dirà quando prenderemo il tool e ora clicchiamo su scan, attendiamo un attimo. Qui ci dirà che ci siamo loggati correttamente, clicchiamo ok, aspettiamo un attimo e qui inseriamo di nuovo il codice, quindi Ctrl V e invio. Ora incomincerà la scansione, qui ci darà anche l'ultima modifica del recycle bin e qui farà tutti i vari check. Terminata la scansione ci aprirà questa schermata che ci darà tutti i nomi dell'account. Clicchiamo ok. Come vedete qua ha fatto tutti i vari check, come vedete cheats found perché ha trovato il client di prima. Qua ci dirà MSPeng memory not found perché non l'abbiamo inserito. Qui ci saranno i crediti e nulla, questo qui è il tool. Qui potremo anche rimettere a posto FPS. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così è stato lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo in un altro video.